Amici tifosi, buonasera, la domenica azzurra, anche se il Napoli ieri ha deluso con questo pareggio contro il Genoa. Analizzeremo a fondo i motivi di una brutta prestazione da parte degli azzurri da tutti i punti di vista, ma anche attraverso, soprattutto attraverso i vostri commenti tramite WhatsApp al 342-872-5223, quindi vi aspettiamo numerosi per commentare cosa non è andato in questo Napoli, cosa non va in questo Napoli, magari c'è qualcosa che pure invece vi soddisfa, oltre a fare domande ai nostri ospiti che vado subito a presentare. Giovanni Scotto, collega del Roma e di 8pagine.it. Ciao Giovanni. Buonasera, buonasera Dario, buonasera a voi. Ritorna anche la domenica azzurra Gaetano Imparato, firma storica Gazzetta dello Sport. Ciao. Salve, Gaetano. Ben trovati tutti, buonasera. Sta per arrivare Floro Flores, c'è intanto un ritorno anche qui a domenica azzurra di Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti. Ex azzurro e non solo, talent scout eccetera eccetera, prontissimo anche un altro ospite, però prima slide immediatamente, perché dobbiamo andare subito a parlare di questo Napoli che ha deluso, ci ha fatto anche un po' arrabbiare per questo pareggio contro il Genoa, ha raccolto alla fine con i denti, salvato dai singoli il Napoli, perché poi alla fine questo è stato al 72esimo la prima conclusione in porta di Kvaratskhelia, poco dopo il gol di Raspadori e poi all'84esimo il pareggio di Politano e poi tante altre cose di cui discutere. Vado subito, no, tra poco, a presentare Enrico Fedele, perché un flash qui in studio su questo argomento: il Napoli alla fine è stato salvato dai singoli, Giovanni? Beh, sì, ma anche dai cambi di Garcia, che comunque ha indovinato questa volta rispetto alla gara con la Lazio, è andato a toccare lì dove serviva e io credo che sia stato salvato dall'orgoglio, dall'orgoglio e dalla forza di giocatori forti, perdonami la ripetizione, perché non tutti si possono permettere Politano e Raspadori in panchina, e quindi metterli in campo anche sul 2-0 ti può risolvere la partita, o meglio diciamo pareggiare, almeno non evitare la sconfitta. Tra l'altro siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di 8channel, su 8channel.tv in streaming per gli amici che vogliono seguirci da fuori Campania, oltre che sul 16 ovviamente, dove ci seguite in questo momento. 342-872-5223, parliamo di Garcia tra poco, delle responsabilità del tecnico, parliamo anche delle colpe degli azzurri. Intanto Gaetano Imparato al volo su questo pareggio, salvato dai singoli il Napoli? Salvati dai singoli che hanno sposato la causa del nuovo corso di Garcia in generale, cioè Zielinski che fa l'assist a Politano, Politano anche quest'anno all'inizio del campionato fondamentale. C'è qualcuno l'ha sposata allora? C'è qualcuno che l'ha sposata allora? Se mi dice questi così. L'hanno sposata dall'inizio, okay, non c'è una partita dove l'hanno sbagliato. Ne parliamo dopo. E poi dico, con, anche per Caciusta e Raspadori che sul primo gol, in generale quelli che li vedo un po' in grigio, non ho capito perché sono in grigio, stanchi per il carico di lavoro o per altre situazioni trasversali, e secondo me lo vedremo durante la puntata. Fabiano, in qualche modo il pareggio con due tiri in porta, perché ne ha fatti sostanzialmente pericolosi solo due il Napoli, testimonia la forza della squadra e quindi fa rabbia aver visto quei 75 minuti invece inversi. Sì, è stato poco pungente, poco veloce nel gioco, nel muovere la palla. Il Napoli ci ha abituato l'anno scorso ad essere una squadra che sapeva far male e sapeva far male in ogni maniera. Quest'anno stanno trovando, soprattutto in questa fase iniziale, tante difficoltà. Quindi sono spesso capibili dalle difese avversarie che li aspettano e poi ci fanno male in contropiede. In maniera anche semplice fermano il Napoli, almeno sin qui, il buono e il cattivo, prontissimo Enrico Fedele. Caro direttore, introduzione soft, adesso possiamo scatenarci perché i tifosi sono arrabbiati. Non so cosa ne pensa lei, quindi a lei la parola per il buono e per il cattivo. No, il buono sicuramente Raspadori, non si discute. Per quanto riguarda il brutto e il cattivo, la palma del migliore in campo se la contende, poi la date voi, una a De Laurentiis e l'altro a Garcia. Quindi fanno a gara. Il primo perché oramai è in una campana di vetro di immunità e non si è reso conto che purtroppo le ciambelle non escono sempre col buco e il Napoli non riesco a capire che tipo di perché ha smantellato questa squadra. Non ho capito, sul piano del gioco. E poi Garcia, che lo vedo
da due mesi confusionario, schiavo di De Laurentiis, schiavo, perché non sa come accontentarlo, ma soprattutto in grande crisi con alcuni giocatori, soprattutto di talento, come Kvaratskhelia, che è un caso, perché Kvara non si sostituisce mai. No, e però direttore, prima di andare sul discorso Kvaratskhelia, ci andiamo tra un istante, volevo chiedergli perché schiavo di De Laurentiis, Garcia, in che senso, in quali scelte secondo lei? Dico la mia subito, senza perdere tempo. Non si sostituisce con Zerbin, non si dice per dare, come ti devo dire, il contentino a chi si allena bene, perché i giocatori di talento, tu hai Santa Croce che ha avuto giocatori di talento, non si allenano mai bene, non dovrebbero mai giocare. Allora io dico che siamo in un momento di confusione, che lui la partita non la legge e che bisogna pigliare dei provvedimenti immediati. Esonero immediato di Garcia, mi sta dicendo? È così, direttore? Esonero addirittura? No, sento male. No, dicevo, provvedimenti nel senso di licenziamento di Garcia, questo dice? Io credo che andando avanti si peggiora la situazione. Il carattere è quello che è. La squadra non si riconosce più. E può darsi che si perdono tutti i treni importanti per fare un campionato di prim'ordine. Quindi secondo me la decisione è da prendere, di modo che anche il nostro Marchese del Grillo troverà un capro espiatorio. Direttore, se basta il televisore, credo sia in alto, forse è meglio. Intanto saluto Antonio Floforest che ci ha raggiunti. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, scusate il ritardo. No, non ti preoccupare, allenatore del Giuliano Allievi, ex azzurro, ex anche del Genoa, quindi il pareggio almeno lo accontenta. Sto scherzando perché un po' ci siamo sentiti nel post partita, anche se ero in radio, ma insomma anche Antonio è perplesso per quello che ha visto. Allora subito la slide, così entriamo nel merito. Dopo il pareggio che il Napoli ha raggiunto grazie ai singoli, c'è questa slide che fa discutere e sulla quale non so se siete d'accordo: giocattolo smontato con Garcia, che sarebbe o è, lo chiedo anche a voi a casa, 3-4-2-8-7-2-5-2-2-3, sarebbe, è o forse non è il responsabile di un giocattolo smontato. È così, Antonio? Per te? Beh, io ieri ho visto una squadra, non quella di sempre, quella che ci ha lasciato quest'estate, una squadra che comunque anche proprio nel divertimento di giocare, il piacere di giocare insieme, l'anno scorso c'era, giocavano a due tocchi, un giocatore come Lobotka che è così fondamentale per un gioco come giocava in Napoli, oggi viene sostituito ogni partita perennemente, quando invece l'anno scorso, se non c'era, per Spalletti era un problema grave, quindi credo che dispiace vedere un Napoli così bello e oggi magari... Tu vai sull'accento, poi un accento, poi torniamo dal direttore Fedele, se è ancora in collegamento, capiamolo insieme, anche sul discorso di divertirsi, oltre che sul discorso tattico, di gioco, cioè un vedi una squadra spenta anche dal punto di vista dell'entusiasmo. Faccio un esempio, non è possibile che un giocatore come Kvaratskhelia che punta puntualmente ogni giocatore, ieri non ha mai saltato l'uomo. Lo spieghi? C'è stato... Beh, un paio di volte la saltata è stata mostrata in munitiva per spiegare. Dico, ad esempio, Osimhen che non ha dato una palla a Kvaratskhelia, Kvaratskhelia non lo guarda nemmeno in faccia. Cioè, lascia pensare, l'anno scorso era perennemente che l'altro davanti alla porta ci fa culo a Osimhen. Cioè, non è che io voglio dire che c'è malumore tra di loro, ma è generale, si vede, c'è si legge. C'è una insoddisfazione generale. Giovanni, volevi intervenire, poi andiamo dal direttore Fedele. Sì, no, volevo fare i complimenti per la grafica, che è veramente molto, bellissimo, molto bella. Bellissimo, complimenti a Peppe Andrita, sono d'accordo con te. È proprio da ammirare. Un capolavoro di Peppe Andrita. Sì, sembra quasi un quadro, quindi complimenti. Faccio fatica però a parlare di giocattolo smontato quando ci sono in campo 10 undicesimi del vecchio Napoli con lo stesso modulo e con un entusiasmo che non si è rotto per nulla, perché è vero la delusione per Spalletti, per chi non dovrebbe essersi rotto, dicendo, quindi, perché lo scudetto è... Quindi vorrei capire questo smontaggio in cosa consiste, perché è quello che non si capisce, cioè noi vediamo l'effetto ovviamente, però non vediamo la causa. E io credo che questo giocattolo non sia smontato, perché i pezzi sono tutti quanti lì, cioè volendo un po' così giocare con la tua grafica, solo Kim non c'è più.
E quindi questo giocattolo, secondo me, non ha la batteria, forse. Non ha la batteria, ci sono Fabiano e Antonio che sorridono e vogliono intervenire, però voglio fare intervenire un attimo prima Enrico Fedele, perché il collegamento dobbiamo tra poco salutarci. Direttore, smontato, riferimento nostro, ma è una domanda che facciamo agli ospiti e a voi a casa, cari amici, è sull'interpretazione del 4-3 e su un giocattolo che era perfetto prima, che Garcia sembra aver smontato. Direttore, per lei? Ma guarda, io non mi rendo conto, dopo 3 mesi, come non si riesca a capire o come non si siano chiariti. Presidente che oramai era negli spogliatoi, fa tutto lui, eccetera. Guarda, sta squadra ha bisogno di un difensore. Lui non ha chiesto un difensore di affidamento, se lo ha chiesto non gliel'hanno dato. Il presidente ha fatto un'altra volta delle scommesse pensando sempre di trovare le pepite d'oro. Non c'è un giocatore che sostituisca Anguissà, il quale poi partirà pure per l'Africa, e quindi il Napoli è carente in quel ruolo. E gioca Ostigard e Jesus, che insieme in 3 anni hanno fatto 20 partite. E poi si dice, quando non c'è, c'è Mario Rui, poi gioca Mario Rui e Mario Rui si guarda la partita. Io vedo una squadra non appagata, sì, delle volte anche un po' superficiale. Innanzitutto non la vedo allenata bene. Arriva sempre secondo, se non terza, anche dopo l'arbitro. Arriva gli avversari, l'arbitro e poi il Napoli. È capitato il primo tempo con Frosinone, è capitato con la Lazio il secondo tempo. E poi si espone sempre al contropiede, cioè io vedo una confusione da parte dei calciatori e una confusione soprattutto da parte dell'allenatore. Non mi parlate, se ero io ai miei tempi, l'ho fatto. Quando si vedo un cambio di Galas, di Kvara con Zerbin, non con Simeone o con Ilstrom, allora dico, signore mio, tu te ne devi andare, perché secondo me è sbagliato, tu sei un esquimese che si trova all'equatore e non stai bene. È bene, quindi inconcepibile, diciamo, e vediamo come aggiustare le cose. Allora, Fabiano Santacroce prima scuoteva la testa, cioè giocato lo smontato, perché vediamo un Napoli senza equilibrio, il gioco slegato, non c'è un gioco di fraseggio ma un palleggio molto sterile e lento. Però no, beh, il fatto è che per me hai perso 3 stelle, a parte quelle sul campo, che quindi ce n'è una sola, e abbiamo perso il difensore che attualmente penso che anche a livello mondiale sia uno dei più forti. Non c'è dubbio. Però hai perso anche un direttore che non è una cosa poco importante. Cioè, fare il direttore è una cosa molto importante in una squadra. Il direttore è quello che al riesce, di là del mercato, giusto? Al di là del mercato riesce a tenere unito presidente, allenatore, squadra. Cioè, essere un direttore vero, e l'ha dimostrato Giuntoli in questi anni, conta tanto. E poi ha perso allenatore che ha fatto vedere il calcio migliore in Italia, un calcio fatto di belle giocate, un calcio fatto di saper attaccare in più modi. Cioè, noi l'anno scorso abbiamo osannato il Napoli perché ti attaccava dall'esterno, ti attaccava centralmente, ti attaccava col palleggio, coi lanci lunghi, cioè c'erano tanti modi. Quest'anno è carente in quello. Cioè, il direttore ha detto una cosa vera. Una delle cose che mi preoccupa di più è il fatto che quando arrivi la palla al giocatore sembra quasi da fuori che non sappia cosa fare. Cioè, mentre l'anno scorso giocavano in velocità, quasi a memoria, quest'anno gli arriva la palla e poi escono fuori giocate, ma mi sembrano sempre giocate non organizzate. Noi da fuori non possiamo sapere se però la percezione è questa, dei giocatori che non hanno ancora imparato o dell'allenatore che ancora non ha dato direttive. Non è riuscito a trasmettere Gaetano, poi torniamo da Fedele, anche perché insomma 4 mesi fa il Napoli Spalletti incantava l'Europa. Ora invece il Napoli, guarda, non gioca bene. Io riassumerei nelle cose che ha detto poco fa Daniele, ma il problema è questo: secondo me l'ago di tutto è che al momento Garcia
ha fatto vari errori, secondo me uno fondamentale è la preparazione atletica, perché l'anno scorso il segreto di questo Napoli, che è partito a razzo contro la Lazio a Roma, contro il Liverpool a Glasgow e in altre situazioni, era quello di avere una marcia in più. Il possesso palla che faceva il Napoli, il gioco che faceva offensivamente il Napoli era proprio variegato, perché attaccava al centro, i tagli esterni, ma lo poteva fare perché aveva una marcia in più. Ieri questi giocavano da fermi, in più avevano questa forza di una marcia in più, di essere atleticamente più forti degli altri, correvano come ieri per esempio correva l'Inter nel derby, correvano e recuperavano il pallone in 5-6 secondi, sostanzialmente l'avversario o perché doveva gestire le offensive del Napoli o perché aveva il pallone e glielo rubava, in campo non c'era. Questo è durato per un lungo periodo, è calato un po' dopo che il Napoli sostanzialmente aveva vinto lo scudetto e nella fase finale è passata sta cosa in cavalleria. Oggi si ripresenta invece con i suoi problemi, quindi è colpa di Garcia per la preparazione atletica, non riesce sostanzialmente a dare il suo gioco, perché oggi non si vede né il gioco di Garcia e né quello di Spalletti, è una gran confusione, un casotto, e soprattutto ci sono secondo me dei giocatori che non sono entrati in sintonia ancora con il tecnico. Allora, so che Giovanni vuole intervenire, però voglio capire, Antonio, ma qual è il gioco di Garcia, si è capito? No, onestamente no, perché, no, che non si è capito. Io se penso tu smonti e rimonti, può darsi che fai bene, no? Perché allora, può darsi che Garcia poi riuscirà a fare bene con Napoli, lo speriamo, ovviamente questo è scontato. Però per il momento notiamo solo l'effetto di smontare il Napoli di Spalletti, per fare cosa? Non si è capito. No, ancora. Il problema è che il giocattolino di prima era troppo bello. Quindi purtroppo quando un allenatore decide di voler andare via per altre cose, chi arriva sta acquisendo una bomba orologeria, perché c'è la sintonia tra allenatore e giocatori, tra giocatori e città. Adesso invece io vedo pure io, brutto da dire, ma il tempo, magari anche un allenatore ha bisogno del suo tempo, perché comunque pochi mesi che sta qua, e per dare un'identità alla squadra, come sappiamo negli anni di Sarri, di Spalletti, ci vogliono, quindi non è facile. Io credo che è normale che un allenatore arriva, trova una squadra che con un allenatore andava alla grande, qualche problema lo può avere. Però tu avresti cambiato. No, insomma, non è facile. Io l'ho detto alla prima trasmissione, ho detto, onda, se no? Ti ricordi, Dario, la prima trasmissione, sì, ho detto io la prima cosa che avrei fatto, umilmente avrei chiamato Spalletti. Cioè, avrei detto. Mi sarei, è stato quello. Anche cioè, perché non è che è stato esonerato Spalletti, è arrivato Garcia, ma Spalletti ha deciso di andare via, Garcia è arrivato, giustamente il mister, umilmente io avrei chiamato Spalletti e. Beh, qualche cosa mi avrebbe fatto. Mi ha affidato l'amico Giovanni, non ha mai neanche nominato Spalletti nelle sue conferenze stampa. Volevo dire intervenire, però poi ci andiamo da fine dopo. Prego. Oh, sì, il gioco di Garcia dovrebbe essere gli esterni alti che volano sulle fasce, no? Ricordiamo Salah, ricordiamo Gervinho. È una prima punta che torna a dialogare con i centrocampisti. È un calcio verticale sostanzialmente che sfrutta anche questi lanci, però dovrebbe essere un calcio aggressivo, certo, un calcio che si basa anche sulla supremazia sul tempo, non solo fisica, quindi le ali che vanno ad anticipare i difensori che prendono campo, è una squadra che si abbassa per poi ripartire quando è in difficoltà. Queste cose effettivamente non le abbiamo viste, però io credo noi dovremmo sapere, non lo sappiamo, perché è stato preso Garcia? Cioè, ci rifacciamo, ecco, alle parole del presidente. Quindi voleva un allenatore col 4-3-3. Esatto. Ma non ci ha detto se voleva un allenatore che copiasse Spalletti. Ora io non sono un allenatore, abbiamo qua Antonio che lo è, magari ce lo può spiegare, ma io mi chiedo, esiste un allenatore, magari giovane, magari emergente, che può copiare uguale il lavoro di un altro tecnico? Io non so se De Laurentiis possa mai aver chiesto questo a Garcia. Allora aspetta, prima della risposta di Antonio vado da Enrico Fedele, direttore mi raccomando un po' più indietro nell'inquadratura altrimenti riusciamo a vederla bene, per chiederle, ma De Laurentiis ha scelto Garcia perché secondo lei? Non ho capito perché. Perché De Laurentiis ha scelto Garcia, per dare continuità o per dare discontinuità rispetto al passato? Perché lui ne ha fatto un casting per fare questo film. Un po' più dietro, direttore. Michelin, Nagelmann, chi c'è stato più? De Zerbi, poi insomma ne ha fatti 4 o 5. Alla fine Garcia l'ha preso, perché è quello che più si compa, c'era il decreto crescita, risparmiava pure i soldi, ha detto che giocava a 4-3-3 e quindi forse qualche buon amico anche romano sicuramente, va bene, negli ambienti romani lo ha consigliato,
e ho scelto Garcia ed è una scelta sbagliata. Direttore, ora, direttore, però non la vediamo, si deve mettere più dietro, non la riusciamo a vedere, un po' più indietro, vediamo solo la bocca, è così, così, okay. Esatto. Grazie. No, perché non sentivo, perché c'è un po' di confusione. Quando si fanno le scelte si può anche sbagliare, l'importante è correre subito ai rimedi. Il rimedio c'è, Garcia deve andare via e così anche il presidente deve stare 4-5 mesi a Roma e non parlare, come ha fatto con Spalletti, se no il Napoli manca vincere il campionato, perché se va sempre nello spogliatoio prima e durante il primo e il secondo tempo e fa anche il tecnico, le cose non vanno bene. Ma ieri Garcia non c'era neanche a Genova, giusto? Non c'era De Laurentiis. Era Ischia. Direttore, prima di salutarla, ma Garcia perché secondo lei non ha continuato il percorso tattico e tecnico di Spalletti? Ha voluto subito rompere col passato? È un francese furbo, intelligente, che praticamente ha fatto anche un poco, come ti devo dire, l'allenatore che accettava tutto, però ha voluto dare una sua impostazione. Io credo che lui non ami i giocatori di qualità perché non è stato un giocatore eccelso e quindi tutti quelli che hanno talento. Lui mi deve dire perché ha sostituito a Cavara due volte. No, non si perché? È capito. Lo non sapete, si è capito. No. Lo dico per esperienza. E quando un giocatore importante che è nei primi 30 dei campionati del mondo, del pallone d'oro, 50. È la seconda che viene sostituito, e allora anche agli occhi di tutti gli osservatori e di tutte le squadre sminuisce il proprio valore. Si incominciano a creare dei contrasti che faranno male al Napoli. Perciò vi dico, finché c'è vita c'è speranza, c'è ancora il tempo per poter fare un rimedio e di dire a un allenatore: noi giochiamo come vuoi tu, arrivederci e statevi bene. Grazie direttore, un abbraccio, alla prossima, domenica prossima. Allora, questa cosa voglio dire, vai Gaetano, poi dobbiamo però anche rispondere con gli amici, sì, a casa e con voi a quello che diceva Fedele, correre, sì, subito ai ripari, subito via Garcia. Insomma, tre secondi, io voglio dire una cosa, sono arrivati dei segnali, dato questa partita in generale, il fatto che l'abbia sostituito Caracciola con Zerbin, che ha dell'assurdo, per noi conosciamo i valori della rosa dall'anno scorso, come era valutato Zerbin e via scorrendo, ha un suo perché secondo me, e soprattutto valutando la risposta che ha dato in sala stampa, perché Zerbin fa bene in allenamento, perché Zerbin dà tutto dalla birra e gli serviva fare minutaggio perché devo premiarlo. Significa indirettamente che a Caracciola, secondo me, ha detto: tu non fai quello che io voglio, o perlomeno non riesci a giocare come io vorrei. E ieri la prova di Caracciola, infatti ce lo siamo chiesti con Floro Flori, che non è riuscito a saltare un giocatore, era Bulico, stava lì, che faceva? Rispettava il copione che gli ha dato Garcia, sta là, fa la bella statuina. Allora ci sono delle cose, neanche io l'avrei cambiato, sia chiaro. Però bisogna capirli certi messaggi e bisogna vedere certe cose. Lo ha messo Zerbin a Milano, ricordiamo, Champions League a San Siro. Zerbin gioca quasi mezz'ora e nessuno disse nulla. Napoli perse quella partita. Caracciola con Spalletti, lo so bene perché ce l'aveva al fantacalcio, veniva sostituito molto spesso, non ho i numeri, no, però veniva sostituito spesso, cioè, ce lo ricordiamo all'inizio del campionato, ti ricordi, sì, quando Spalletti disse: ragazzi, sto Caracciola, non lo facciamo diventare troppo, esatto, Maradona, perché sennò è difficile gestire. No, voglio dire, lo ricordo solo, a precisare che lo sostituivo sul 3-4-0 per farlo riposare, probabilmente anche che questo, io ricordo anche questo è vero. Lo sostituivo, no, io chiedo all'allenatore, sono cose diverse, un giocatore la prende diversamente una sostituzione quando esce che ha fatto la differenza e che lo sa, e quando esce che probabilmente sa che può fare molto di più e non l'ha fatto. Sicuramente lui deve fare qualcosa in più, perché cioè abbiamo Maradona, per chiamarlo Maradona, che noi esageriamo sempre. Ma non segna da 5 mesi, magari che aiuta anche l'allenatore. Però non è che quello che ha adesso, quello che ha non lo ha più. E purtroppo è vero che il medico ti dice: no, come stavi, no, come stavi. Non segna da 5 mesi, lo devi tenere dentro. Scusate, vediamo subito la slide, poi torniamo sul discorso Garcia, via subito, secondo Fedele, con questa forte provocazione del direttore, che non so se vi trova d'accordo a casa, e tra poco lo chiediamo anche ai amici qui in studio. Però, altra slide, Garcia, ma che Kvara fai? È un gioco di parole, spero divertente, non offensivo. Che Kvara fai? Perché Caracciola ha detto proprio: che fai, no? Questo gesto, perché ricordiamo, ammesso che già non lo sappiate, cari amici a casa, Napoli 2-2, Napoli che provava a vincere la partita, all'88esimo esce Caracciola e entra Zerbin,
In panchina ci sono Simeone e Lindstrom. È la mossa giusta per provare a vincere la partita? Poi entriamo anche nel merito del perché lo ha cambiato. Antonio? No, no, perché abbiamo, cioè perché il presidente ha investito su un giocatore come, non mi ricordo il nome, Lindstrom. In più c'è un ragazzo come Simeone che ha dato sempre il cuore quando entra e non va trattato così, onestamente. Ha bisogno di rispetto, perché comunque ha dato un grande contributo l'anno scorso. Poi a me più che questo mi ha lasciato perplesso l'intervista che ha fatto, ti dico la sincera verità. Cioè la spiegazione di tutto quello che noi parliamo non ieri, ha toccato le sue cose? Ieri quello che mi ha fatto paura è stato l'intervista. Ha fatto intervista, devo mandare un segnale, come diceva il direttore, devo mandare un segnale importante. A chi lo stai mandando un segnale? Poi dopo si è ripreso dicendo no, a chi si allena bene lo prende. Non che chi esce ma chi entra. Ma io in questo momento devo dare sicurezza e certezze a Napoli. Cioè mandare in campo. No, ma tu allenatore sul 2-2 togli giocatore che non sta giocando bene ma che ha la giocata, che ha il dribbling, ma ha il cross pulito per Zerbini, che è un ottimo ragazzo, un professionista, ma neanche un esterno sinistro che va al cross con facilità, perché è destro tra l'altro, avendo Lindstrom e Simeone in panchina. A me risulta inconcepibile, non so a voi, Antonio, poi andiamo a Fabiano. Inconcepibile pure la difesa Nathan, che non sembra un mistero. Cioè sta passando un ragazzo. Io l'ho spiegato però, perché non ha giocato Nathan. Perché vuol dire non voglio cambiare tre giocatori su quattro? Li sta allenando da tre mesi? Cioè tu l'alleni da tre mesi, che vuol dire? Poi ha detto che l'ha deciso all'ultimissimo proprio. Cioè. Vuol dire che anche lui probabilmente... No, c'è un po' di confusione. Ragazzi, le pressioni di Napoli non sono come le pressioni di Marsiglia o Leone. Soprattutto quest'anno. Soprattutto quest'anno storico, che vieni da uno scudetto. Cioè. Quindi probabilmente, secondo me, non... dispiace dirlo, ma sta un po', come dire, soffrendo le critiche, la piazza, il paragone con Spalletti. Non bisogna fare, cioè, ricordiamoci, non bisogna fare paragoni con Spalletti come si succedeva prima con Gattuso Sarri o altri allenatori. Cioè, sono altre metodologie, altre soluzioni diverse da quello che uno ha. Lui deve pensare, secondo me... Il paragone lo faceva De Laurentiis tra Gattuso e Sarri. De Laurentiis parlava di 4-3-3 e il nostro modulo, neanche il Napoli avesse poi questa tradizione stile Ajax o stile Barcellona. Pure io alleno 4-3, puoi prendere pure a me a questo punto, esatto. Dire, faccio 4-3, tu prendi l'allenatore perché c'ho 4-3. Ma lo sapevo, ma un giocatore, un allenatore va preso sui criteri, su quella la metodologia che ti porta. Ma io questo voglio dire. Un allenatore può fare 4-3-3 in un modo. Tutti quanti giocano 4-3 o 4-2-3-1, ma mica uno può prendere l'allenatore in base a questo. Io penso che alla base sta il problema, che le scelte erano tante altre, probabilmente. Ma De Laurentiis ha detto che Garcia è un bravo allenatore e che è convinto che farà bene. Ora, detto ciò, diciamo che siamo d'accordo, perché il curriculum di Garcia è di tutto rispetto, insomma, non è un curriculum mediocre. Però stiamo sbagliando, non stiamo criticando Garcia in quello che lui sta facendo. No, volevo un attimo... Io credo che lui ha bisogno di tempo, personalmente, con esperienze che abbiamo vissuto negli anni. Garcia che ti lascia... non mi ricordo che Spalletti 3 anni fa ha iniziato a vincere tutte le partite o Sarri la stessa cosa. Quindi, secondo me, ha bisogno di tempo e far capire che la piazza di Napoli oggi vive un momento storico. Ma non ce l'ha questo tempo, perché questo paragone ormai negli occhi di tutti, già Garcia che non nomina Spalletti, secondo me è anche normale, comprensibile, però fa capire di come lui perché vuole prendere le distanze. Perché dovrebbe esatto, e allora all'inizio, sai, lo dice il Napoli, Spalletti ha fatto bene, proviamo a fare quest'altro, invece no, non guardo al passato. No, all'inizio lo fece, ringrazio l'ottimo lavoro, si salutarono uno con l'altro, questo l'ha fatto, ma ultimamente non lo sta facendo più. Ma mi cogna l'altro, pare pure che sia in influenza. Questo momento non credo che sia caso il problema Spalletti, sembra mettere il pepe. Allora, però dobbiamo parlare ancora del discorso di Quaraschelia, parlare della provocazione di Fedele, parlare anche della responsabilità dei ragazzi e dei giocatori, perché poi sono loro che vanno in campo. Ovviamente poi dobbiamo parlare anche di quello che succederà nei prossimi giorni, la sfida di Champions League, insomma, tanti temi, un pizzico di pubblicità e poi torniamo in diretta con la Domenica Azzurra. Caldissimi anche questa sera, cari amici, tornati in diretta. Allora andiamo per ordine, ma con domande e risposte a raffica, i nostri amici qui in studio, poi spazio anche ai vostri WhatsApp che stanno arrivando e vi ringrazio ovviamente. Allora, Garcia, che Kvara fai? Fabiano Santacroce, questa sostituzione che tipo di ragione può avere? Ne hai trovata una? No. Per me no, è una sostituzione senza senso, perché hai Lindstrom, hai Kvara che comunque non lo puoi togliere, perché è uno di quei giocatori che in un attimo si accende, ti può fare la giocata, ti può risolvere la partita. Sei sul 2-2 all'88esimo, provi a vincere così, l'abbiamo sentito anche dal bordocampista. Sì, sì.
di Dazon, no? Che diceva Garcia ha detto che vuole vincere, andate ancora avanti, quindi non è che voleva difendere il 2-2. A premiare i ragazzi li devi premiare quando vinci 3-0, quando c'hai già la partita in mano, allora premi, allora quindi fai le prove. Quindi non c'è ragione per te. Gaetano, imparato? Io ribadisco, la scelta di mettere Zerbin a quel momento era sia per far capire a Quaracella che non è soddisfatto, alla risposta di ma che stai facendo? Faccio quello che dico io, tu fai quello che dico io, secondo me. Giovanni. E la scelta di Zerbin è proprio per premiare uno che sta dando il fritto. Sul 2-2 però, Giovanni. No, secondo me Kvaratskhelia si può togliere, a me non è piaciuto ieri, non mi sta piacendo da tanto tempo, però non si mette Zerbin, ma si mette Lindstrom, secondo me, appunto, oppure si cambia qualcosa, si mette volendo Simeone, è quello che secondo me ha sbagliato, perché veramente è indifendibile quella motivazione sul premiare Zerbin di cosa? Napoli sta pareggiando, prova a vincere, non è il momento dei premi, come ha detto Fabiano, è il momento di mettere in campo i giocatori più bravi. Poi chiediamoci anche perché questo Zerbin resta nel Napoli, intoccabile, non viene mai ceduto, Spalletti lo elogiava, Garcia lo fa giocare, tutti ne parlano come un giocatore non all'altezza, allora io mi chiedo anche come mai nel Napoli c'è Zerbin e Lindstrom pagato 25 milioni non gioca. Su questo Garcia ha dato una spiegazione, secondo me provocatoria. Provocatoria con che tipo di obiettivo però? La provocazione dove va? Verso Kvaratskhelia, verso De Laurentiis, faccio degli esempi, non che io sappia queste cose, verso la squadra, chi non si impegna non gioca, io non riesco a capirla questa cosa, amici tifosi pure. Giovanni. Secondo me Garcia è abbastanza onesto nel un discorso contrattuale, un discorso non lo so. Lui dice che Napoli gioca male, dice che non è contento, fa comunque tutto sommato una critica, però dice anche qualcosa di inquietante. Abbiamo preso inquietante. Su calci piazzati, questo fa capire la motivazione dei miei nella partita. Esatto, allora andiamo su. Però anche la giustificazione. Ma che deve dire più? Prima della Champions c'è un po' di distrazione, quello è un altro messaggio che fa capire come lui, che voleva fare il motivatore, eccetera, in questo momento evidentemente sta trovando qualche difficoltà e quindi lancia dei messaggi, io credo, alla squadra. Posso dire, voglio dire una cosa, aspetta, tu fai il quiz, sì. E giustamente sulla domanda di Enrico Fedele, ecco. Farlo subito e sono dove discorre. Eliminiamo un momento questo problema, volevate esonerare il tecnico, ok, stasera pure, anche ieri, ma andiamo a vedere tutte le altre cose, certi giocatori, Osimhen ha capito che se fa un anno in grigio da 100 milioni può diventare il valore di 50 euro quasi, cioè che va a implodere lui stesso se continua a fare un campionato dove in campo fa le gare che fa, va in elevazione, non riesce a prendere il pallone, non riesce a essere più se stesso, è vero, non c'è un'orchestra attorno che lo assiste come ha, è lo stesso Kvaratskhelia, si rende conto che c'è un contratto per altri 4-5 anni bloccati, Antonio, e cioè, lo sanno molto bene e loro hanno paura anche di questo, perciò a volte le prestazioni sono anche in base a quello che l'anno scorso ho fatto e le pressioni sono, mi puoi correggere, le pressioni sono anche quelle, riesco a ripetermi quello che ho fatto l'anno prima, loro hanno paura ai giocatori, in più si mette che non sono sicuri in quello che fanno e i cambiamenti a volte fanno paura, il cambiamento fa paura e... Allora, però sulla domanda di Fedele, provocazione, bisogna cambiare subito addirittura per Fedele, Fabiano Santacroce, sei d'accordo? No, nel cambiare subito no, è ovvio che per me in questo momento è Garcia che deve riuscire a dare un'identità, ma che sia una, cioè anche partendo da due, tre cose piccole, elementari, ma i giocatori ora non stanno un po' sbandando, ci stiamo salvando perché sulla catena di destra Politano e Di Lorenzo sanno giocare a memoria, ma non vedo delle giocate prestabilite come le vedevo l'anno scorso e cambiavano ogni partita. Io in queste partite non le sto vedendo, sto vedendo un Napoli che cerca di verticalizzare con squadre che stanno oramai sempre basse e che ha questo giro palla lento, è difficile giocare, difficile. Cioè così è difficile. Se ieri non c'era il Genova, c'era un'altra squadra attrezzata come la Lazio, il risultato stiamo là. C'è una grossa responsabilità della società se è così, perché Garcia è stato scelto dal presidente e tra l'altro aveva dato un appuntamento poi non rispettato del 12 agosto per i famosi obiettivi, vi direi, evidentemente ci ha ripensato. Io vorrei sapere cosa ha chiesto De Laurentiis a Garcia, perché parlare dopo quattro giornate di una squadra che cerca un'identità che aveva benissimo nel suo DNA, secondo me è molto grave. Allora mi chiedo, esiste in Italia, all'estero, un allenatore che veniva a Napoli, sarebbe venuto a Napoli a fare il copia e incolla di Spalletti? Io questo mi chiedo, perché credo che De Laurentiis ha provato a cercare
Lo chiedo a loro, certo che vivono il calcio. Mi stai dicendo che Garcia non è la prima scelta di Laurentiis? No, ma per nulla. Ma io chiedo, esiste un allenatore che viene a fare le cose che faceva Spalletti uguale? Ma è possibile cosa del genere? Nel Barcellona e nell'Ajax questo succede, ma perché c'è un DNA nella società, nella scuola calcio. Poteva essere possibile, Fabiano? Penso che tanti allenatori forti fossero venuti qui a Napoli, anche se avessero avuto un altro modo di giocare da un'altra parte, qui avrebbero rispettato questo come prima cosa. Poi pian piano inizia a cambiare, cosa che non è successa qui. Quindi Garcia è venuto, si è imposto. Quindi anche per questo Garcia è venuto, si è imposto. Queste continue rotazioni. Fabiano, no, se l'aspettano più da un Klopp, da un Guardiola, da uno che ha un'identità precisa, un ideologo del calcio. Non lo farebbe un Klopp o un Guardiola, non l'avrebbero fatto. Cioè avrebbero tenuto e pian piano modificato. Qui invece c'è stato un cambiamento completo. Non dico che sia un bene o che sia un male, ma sicuramente che ci vuole tempo. Se De Laurentiis lo sapeva, cioè avranno fatto delle riunioni. Oh, De Laurentiis è stato con la squadra dal primo giorno di ritiro a Di Maro fino all'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Quindi immagino avrà parlato spesso con Garcia, magari a tavola, a cena, eccetera. Sapeva De Laurentiis Garcia cosa voleva fare, che non credo che Garcia abbia promesso al presidente delle cose che poi invece ha disatteso. Dici, De Laurentiis ha avallato questo cambiamento, però con questa preparazione atletica, con queste condizioni, con questa forza in corpo, con questa abilità in corpo che hanno oggi tutti a 25 della rosa, quanti ne sono, volendo potrebbero fare il gioco uguale dell'anno scorso, perché lo potrebbero fare. Io sono convinto che non hanno nelle gambe la forza che è indispensabile per fare quel gioco che l'anno scorso condizionò tutto il campionato in positivo del Napoli. Chiudiamo il giro della provocazione, sulla provocazione di Fedele. Antonio Forest, cambieresti subito? No, beh, da allenatore è una brutta cosa pensare a una cosa del genere. Certo, purtroppo il calcio è fatto anche di questi episodi ed è brutto. Però mi riallaccio un po' al discorso di prima, che dicevi, per me un presidente chiede, ma non sa. È una cosa acquistare un giocatore, è una cosa la metodologia. Quando il presidente ti chiede io voglio vincere lo scudetto, è normale che te lo chiedo, ma metodologicamente gli allenamenti sono uguali a quelli dell'anno scorso. Le trame di gioco sono uguali. Il gol che abbiamo fatto, il secondo, è un'azione che l'abbiamo visto 180 volte l'anno scorso, quindi sono ancora cose vecchie che hanno loro, come dice Gaetano. Il tuo amico Gaetano. Il secondo, quelle sono trame di gioco che comunque sincronizzate che ha fatto Spalletti. Dentro, quindi, fuori, dentro, fuori, palla dietro, palla sopra, gol, cioè cose che comunque abbiamo visto quante volte l'anno scorso. Oggi non ce l'hanno perché probabilmente la metodologia degli allenamenti è totalmente diversa da quella. Fisicamente non lo so, se due partite fa andavano a 200 all'ora, adesso non vanno più, non credo che in due partite all'inizio hanno sono un problema, però ripeto, cambiare allenatore oggi io non per me sarebbe è una follia. Obiettivamente, economicamente è una follia perché poi succede al di là economico, ma proprio alla base, cioè perdi il presidente non accetterebbe mai, per come lo conosciamo, una sconfitta del genere. Secondo me, ripeto, è molto dato presto, del tempo è molto mister. Presto. Il mister giustamente ha bisogno di un tot di tempo, di 5-6 mesi per poter entrare nei giocatori. Certo, è normale che se fra 5 partite non vinci una diventa preoccupante. Voi che siete uomini di calcio, però avete conosciuto lo spogliatoio, Antò, tu soprattutto, no, perché hai vissuto anche quello di provincia alla grande, ma secondo voi questo non è un momento, chiedo pure un momento a te, che il presidente scenda, chiudi tutto in una stanza, al di là di ritiro o non ritiri, no, e dire ma che sta succedendo, no, ragazzi, mi va bene questo, ma non vi do, perché certe prove posso di alcuni è imbarazzante. Posso dirti una cosa? È la cosa che serve meno. Cioè a un giocatore che scende il presidente e parla di cose, chiede più che parla, ma anche se chiede. Diciamo che abbiamo vissuto un bel momento, quello di andare in ritiro, che hanno litigato, quindi evitiamo, cioè io eviterei proprio in questo momento di fare dei discorsi del genere. Sì. C'è gente nuova, di gente che si deve avviare, aumentare le tensioni, no, diciamo. Cambiare un elemento in una squadra cioè un elemento come Kim in una squadra equivale a perdere uno dei giocatori più importanti. Cioè questo fa capire che la fortuna nostra non è stata a Cavara Osimhen, la fortuna nostra è stata avere dei giocatori importanti alle spalle che facevano da gregari a quelli che facevano la differenza davanti. Oggi questo non c'è più. Oggi Cavara non è più una scommessa, è una certezza. Osimhen è una certezza, non è più una scommessa. Quindi automaticamente dalla gente, da queste persone qua, vuole sempre il massimo. Certo. E anche gli avversari li guarda in altro modo. Andiamo sui giocatori a proposito di questo, poi torniamo su questi temi, anche perché dobbiamo fare un focus su quello che va e che non va del Napoli. Dobbiamo parlare della Champions League, ovviamente, che ormai è alle porte, mercoledì alle 21.
turno in Portogallo. Tra l'altro vi ricordo che subito dopo ci sarà offside su Casertana Benevento alle 22.45 e sulla Champions avremo anche un programma mercoledì, ma ve ne darò conto più tardi. Allora, moltissimi messaggi da leggere, però andiamo sulle prestazioni degli azzurri, chi sale e chi scende, perché poi c'è anche una responsabilità di chi va in campo se il Napoli gioca male e forse avrebbe anche meritato di perdere. Raspadori, Politano e Caiuste, chi sale per noi, chi scende? Anghissa, Osimhen, Marui in particolare. Giovanni, sei d'accordo? Contestazioni, altri sì, elementi? No, sono d'accordo, avrei voluto mettere anche Østigard da qualche parte perché la prima da scende, titolare dopo tanto tempo. Ma sale? A me io lo metterei tra chi scende, però ah, okay. In realtà come... come impegno, come grinta, mi è sembrato tra i pochi che si è salvato, ecco perché ero indeciso. Però siccome merita anche lui un giudizio, perché è un calciatore ancora da capire dopo tanto tempo. Noi parliamo di Nathan, ma io aspetto ancora di capire Østigard chi è, cosa fa e a cosa serve nel Napoli, perché con Spalletti non è stato mai utilizzato. Anghissà scende da metà campionato, Spalletti non lo toglieva mai. Però era in calo, il Napoli ormai festeggiava, quindi chiaramente tutto c'era era un'atmosfera, certo, diversa. Però già Garcia che lo toglie, diciamo finalmente è il suo pupillo, esatto, appunto toglie il suo pupillo, secondo me è una dimostrazione che questo allenatore, non dico che ha le idee chiare perché mi sembra di fare bastian contrario, però è un allenatore che secondo me nella sua testa ha una visione di quello che dovrebbe essere il Napoli, però in campo la squadra per ora non va. Allora, dove è finito il Napoli dello Scudetto? È la domanda che ci facciamo tutti, ce lo fanno, se la fa anche il pubblico di Napoli, e stavolta il riferimento non è a Garcia, che abbiamo detto, abbiamo capito o meno, abbiamo provato a capire, a analizzare se ha smontato o quanto ha smontato il Napoli vincente lo scorso anno, ma anche questi ragazzi hanno evidentemente delle responsabilità. Vi faccio alcune domande, caro Fabiano, Antonio e gli altri, parto da te Fabiano. Hanno perso certezze i ragazzi? Non sono in condizioni atletiche buone? Hanno un po' di appagamento pancia piena? Non credono nel gioco di Garcia? Sono presuntuosi? Hanno una fragilità caratteriale? Perché ricordiamo che il Napoli 3 volte su 4 è andato in svantaggio quest'anno, solo con Frosinone ha rimontato. Dopo il 2-1 con la Lazio invece poi addirittura ha crollato il Napoli. Quale di queste cose... A quale di queste cose vuoi rispondere? Hanno perso certezze? Per sono presuntuosi? Hanno pancia piena? No, per me le certezze. Hanno perso certezze e si sono sgretolati un attimo. Cioè l'anno scorso quello che avevano di più forte non era neanche tanto sul singolo, ma era proprio la squadra. Cioè la squadra come attaccava, la squadra come difendeva. E ora li vedo un po' impacciati, quindi il gioco non è fluido, no? Anche non è fluido, e allora vai a vedere le carenze, vai a vedere i limiti che hanno tutti i giocatori, come ce li hanno tutti. Se tu riesci a portare la squadra in modo da esaltare le cose buone, si vede solo il buono. Se giochi in questa maniera inizia a vedere il Mario Rui che non sa chi passare il pallone, inizia a vedere il Kvaratskhelia che si ritrova sempre lì, che deve cercare di superare 2 o 3 uomini, inizia a vedere l'Osimhen che fa dei movimenti a volte sconclusionati, e vedi le debolezze, quindi è là e devi dare solo certezza. Hanno responsabilità questi ragazzi, Antonio, anche loro, nel temperamento, in come hanno affrontato queste partite. Ricordiamo che Napoli ha 7 punti, non è una situazione disastrosa, forse più i segnali delle partite che ci fanno preoccupare, più dei 7 punti che sono abbastanza buoni, esatto, sono abbastanza buoni assolutamente, anche se il Napoli è già a meno 5 dal primo posto. Antonio? No, mi riallaccio al discorso di Fabian, il problema è hanno perso le certezze, hanno perso una persona che comunque era... Ma loro hanno responsabilità in qualcosa? Sì, hanno una grande responsabilità, si devono mettere a disposizione di un allenatore e delle loro idee, delle sue idee, è quello che giustamente loro probabilmente in questo momento non riescono a percepire, perché è stato cambiato il metodo di allenamento, è stato cambiato altre cose, l'anno scorso magari facevano abituati a fare certe cose, oggi ne fanno un altro. Ripeto, per questo... Una squadra, e te lo chiedo poi andiamo rapidamente da Gaetano e Giovanni, che appunto ha vinto in quel modo l'anno scorso, stravincendo, divertendosi, come dicevamo, che perde, come dici tu, le certezze.
crede anche poco in quello che fa, cioè c'è anche un, come dire, una resistenza a quello che sta facendo. È il classico cambiamento, quando tu cambi, io sto cambiando città, ho paura, io ho capito, esempio mio, sto cambiando città, ho paura. In Floro Flores calciatore, che dici, io mi sono divertito, ho fatto i gol, questo gioco non mi piace, cioè con difficoltà lo metti. Ti arriva, lo percepisci. O anche vai contro quel tipo di scelta. No, perché tu giustamente vuoi fare le stesse cose l'anno scorso, però l'allenatore dice, no, non devi fare questo, ma io lo facevo l'anno scorso, ma lo devi fare, no, non lo cioè non è un'accettazione, lo assimili diversamente, quindi non è che non vuoi, ma angosciamente tu dici, io l'anno scorso facevo questo, mi veniva bene, adesso questo perché non vuole devo farlo, certo, il cambiamento, giustamente hanno paura, ci sta, come dicevamo prima, tutti quanti sanno che oggi hanno una questione, come dire, valgo 100, l'anno prossimo se non faccio bene valgo 60, non mi prende nessuno, le paure subentrano, io credo che hanno perso le loro certezze, era l'allenatore. Con le aspettative superiori, perché l'Abra ha vinto lo scudetto, Kvaratskhelia per esempio al secondo anno, ed è sempre più complicato confermarsi, Giovanni e poi Gaetano, che tipo di responsabilità in questo momento grigio, non negativissimo, calmi, non andiamo subito a distruggere, no? Il Napoli in assoluto, stiamo analizzando, spero in maniera profonda, quanto sta accadendo. Giovanni, hanno un po' di responsabilità anche i calciatori? Sì, secondo me sì, perché abbiamo visto più fatica a coprire gli spazi, movimento senza palla carente, poca aggressività, quella pressione a tutto campo quasi non c'era, anche un po' la reazione di nervosismo di Kvaratskhelia, non la ricordavo l'anno scorso una cosa del genere. Però questi sono ragazzi, sono un gruppo di calciatori che devono seguire una persona, quindi la responsabilità non può andare a 25 persone ma a una, e chi ha deciso di cambiare tutto si prende una grande responsabilità. Se questa persona è l'allenatore, deve necessariamente essere aspettato, perché ha bisogno di un po' di tempo. Torno rapidamente sul discorso esonero, perché lo abbiamo citato per completezza. De Laurentiis è esonerato solo due volte nella sua lunga ormai esperienza col Napoli. Tre volte. Ventura, Reja, Ancelotti. Esatto, Reja l'avevo dimenticato. Reja quasi dimissioni furono quelli di Reja. Sì, però tecnicamente fu un esonero. Reja, Donadoni, no, tu hai ragione, quattro. Donadoni, sì. Quattro volte, che Donadoni è rimasto e poi è andato via per Mazzara. Quattro esoneri in 20 anni, non sono praticamente nulla, insomma, una media molto bassa. Non è un presidente che però non vuole esonerare, come lo Tito, anzi, De Laurentiis pare che questa parola ce l'abbia molto spesso, diciamo, nel suo alzato il telefono varie volte vocabolario, in critici, no? Però va detto che Garcia ha un contratto lungo, ha due anni più un terzo di opzione, ha uno stipendio importante, 2,5 milioni, e quindi diciamo è sempre una situazione al limite che De Laurentiis comunque in ogni caso non esclude mai a prescindere. Voleva esonerare Spalletti dopo l'Empoli e non lo fece per Gattuso poco. Gattuso dopo Verona ha cacciato Ancelotti dopo l'ammutinamento, certo. Quindi potrebbe anche fare qualcosa del genere. Speriamo di no, perché vuol dire che Napoli si è ripreso. Era giusto per sui calciatori, ci sono anche secondo te dei condizionamenti per le questioni contrattuali? Sì, questo ti stavo dicendo. Noi ce lo diceva Spalletti l'anno scorso, e questa squadra quando riusciva a fare il suo gioco soffriva, quindi sotto l'aspetto in campo va detto questo. Seconda cosa, ci sono dei calciatori che è partito via il mastino, perché era un mastino napoletano Spalletti, nel bene e nel male. Secondo me lo scudetto l'anno scorso è iniziato quando a Castel di Sangro, incazzato Spalletti, cacciò dal campo Osimhen perché gigioneggiava, faceva, protestava, e da lì iniziò anche un altro rapporto, un altro gioco, un altro tipo di essere dell'attaccante. Secondo me qualcuno col nuovo allenatore si sta prendendo non confidenze ma delle libertà che sotto il mastino napoletano Spalletti non si poteva prendere. E poi i condizionamenti di queste questioni sul rinnovo, chi rinnova, chi ha rinnovato, chi no, chi sta tirando la corda, chi ci ha contattato di 5 anni e pensa probabilmente a qualcosa. Non dico che non giochino bene apposta per fare l'estorsione fra virgolette calcistica, no, non gioco bene, poi fino a... no, questo no, però sono pensieri che danno fastidio. Non c'è nessuna voglia di portare un po' di sereno in questo momento, dove la serenità dovrebbe uscire da tutti i pori. Focus sui tre reparti, dividiamo un po' per gli amici qui in studio, poi spazio ai vostri WhatsApp, sono tantissimi, ma c'è anche da parlare di Sporting Braga Napoli. Allora, difesa. La statistica è quella che ha preso 5 gol in 4 partite, 2 parate solo ha fatto il Napoli con Meret, perché vuol dire che il Napoli non ha molti tiri contro, ma subisce gol in percentuale molto alta. Cosa non va? Il rendimento di Meret, Magesus e Marorui, difesa spesso scoperta e ferma. Ovviamente Fabiano Santacroce, a te il commento. Non è facile difendere
quando rimani alla mercé di tutta un'altra squadra che ti parte in contropiede. E senza filtro, quindi, diciamo. Cioè sì, se non hai il filtro davanti. Capito. Per i difensori, quello che fa più male è quando ti attaccano centralmente o quando comunque hai delle ripartenze dove non siete messi bene. L'anno scorso il Napoli ha dimostrato, ma in questi anni comunque quasi sempre, di avere sempre un'ottima fase difensiva, ma non si parla di difesa. Si parla di fase difensiva, cioè tutta la squadra che viene difesa. Tra l'altro, il Napoli l'anno scorso Spalletti credo abbia subito un solo gol da calcio d'angolo, quest'anno sì. Ieri già due, per esempio. Già questo. Questo va sulla sicurezza. E ho molta paura anche perché di solito quando inizi a prenderne poi li prendi tutto l'anno perché è veramente difficile cambiarle perché poi ti entra in testa no posso prendere gol e quando pensi così lo prendi e non c'è Kim, l'abbiamo detto in tutte le salse. Centrocampo sono dividono i due mediani Scotto e Imparato, che sono mediani di rottura. Allora statistiche, è primo per possesso palla il Napoli al netto delle gare che stanno giocando in questo momento. Roma vince con l'Empoli. Cosa non va? Lobotka non è al centro del gioco, Anghissa fuori condizione, poco filtro. Su Lobotka Giovanni e su Anghissa invece Gaetano. Sì, se vuoi aggiungere altre cose ovviamente. Sì, Lobotka è un po' un caso perché i palloni li tocca, ci sono le statistiche che lo confermano. Era proprio laterale rispetto al gioco. No? Proprio... Però sì, fa un gioco un po' diverso, è evidente che fa quello che gli chiede l'allenatore, però non lo fa bene. Quindi bisogna capire se c'è proprio una sorta di limite che ha questo calciatore nel giocare sempre e solo in quel modo lì che conosciamo, ossia prende palla, la stoppo, tocchettino, secondo tocchettino e poi la dà avanti dopo aver guardato, però con tutta la squadra che gli apre spazi eccetera, o se soffre lui diciamo la novità. Ci non può è stare più al centro del villaggio. Ci può stare che diciamo, un giocatore non è molto adulto. Però no, concludo, si può anche togliere. Però torno però al discorso proprio principe. A chi togliere? Lobotka. No, dico, si può anche togliere e fare 4-2-3-1. Oggi e oggi, cambiare modulo. Abbiamo uno dei centrocampisti migliori d'Italia. Lo fai giocare in fase di impostazione da marcatore sinistro. Ma chi vuoi che ti possa giocare bene? Allora se lo togli e metti un altro, farà lo stesso. Lobotka, anzi, di meno. È molto meno centrale anche per Fabiano. Gaetano su Anghissa ti sei già espresso, mi sembra. Sì, su Anghissa dico che lui il suo grande pregio era la fisicità, non sta in forma come tutti gli altri, ma lui appare di più, quindi balza all'occhio sto fatto e secondo me quindi è più penalizzato all'occhio, però sta né più né meno nella stessa condizione degli altri. Io sono convinto che a breve il Napoli cambierà modulo. Tra l'altro l'ha fatto intuire anche ieri, cioè, valutando come nella 4, fase finale 2-3-1? Ma non lo so, lui vuole portare a portare più uomini in aria e quindi secondo me rinfortire anche la media. Lui le migliori cose le ha fatte sia a Roma, soprattutto a Marsiglia, quando bloccò la Juventus partendo un 4-3 originario, ma batté la Juventus comunque bloccò con 3-5-2. Non vorrei che iniziando con 4 in difesa, un braccetto di mediana folta e davanti i due con Raspadori e Osimhen, perché sostanzialmente ha fatto capire che Raspadori lo vuole più in campo e quindi in virtù di questo secondo me cambieranno un po' di cose e dovremo andare a vedere. Allora 4-3-1, però scusate, chi esce? 3-5-2. No, no, dico il 4-3-1. No, 4-4-2 se chiude. Chi è? Schelle a voi. No, dico l'abbonamento a Dazon. Dice però da Dazon, perché c'entra Dazon però? Beh, dico, non guardo più le partite. Se vai a togliere Lobotka. Io uguale, sono convinto. Io non guardo, non le guardo proprio. Di Lorenzo difensore centrale, io pure dico 3-5-2 sarebbe la soluzione per Lobotka tra le altre cose perché diventa il Lobotka. Lobotka no. Oggi secondo me c'è da proprio lavorare lì, su quei giocatori lì, è troppo fondamentale. Questa è la dimostrazione, tornando al discorso di prima, che Napoli non era solo Kvaratskhelia e Osimhen, ma era una squadra alle spalle che portava il pallone. Però dobbiamo andare a parlare dell'attacco, scusate, con Antonio Flores, ex attaccante ovviamente, quarto attacco della Serie A, però insomma forse sono cambiate un po' di cose in questa giornata, con 8 reti, primo per tiri, quindi impreciso sicuramente. Cosa non va? Osimhen troppo solo, ieri soprattutto, insomma questi palloni da lontano, lui sempre contro due persone, due difensori, ricordiamo che Osimhen comunque ha fatto 3 reti in 4 partite. E poi Kvaratskhelia senza gol da 6 mesi. Antonio, qual è il problema dell'attacco? Se c'è un problema in attacco, perché il Napoli comunque ha segnato 8 reti. No, è che cambiando un modo di giocare, prima attirava i giocatori
sotto la linea della palla, cioè tutti i giocatori delle squadre avversarie, per farli venire a prendere nell'area del Napoli si creava molto spazio alle spalle dei difensori, quindi automaticamente Osimhen andava a nozze. Adesso Osimhen deve stare lì fermo, che deve fare un gioco diverso e oggi ma non lo vedi troppo schiacciato verso l'area? No, non ha profondità, vedo che non ha profondità. Poi comunque i difensori italiani lo studiano, è chiaro, lo vedono, quindi prima però Spalletti portava la squadra avversaria in area sua e alle spalle si creava tanto spazio, ecco il fatto, e Kvaratskhelia la stessa cosa, gli portavano il pallone con la mollichina, adesso è tutto un lancio ed è diverso comunque da affrontare, però comunque i numeri ci avrai qua di cibo dei flessori probabilmente. Vai Giovanni, vai. Dicevo, con la Champions potrebbero esserci novità. Sì, tra poco ne parliamo. Infatti non ti voglio dire, però sì. Gaetano ha toccato il punto che se secondo me accadrà questa cosa, il cambio di modulo, certifica la confusione che non è solo di Rudy Garcia, è anche del presidente. Ma sai, non ti voglio interrompere, sì. Non voglio essere arrogante e presuntuoso. No. Cambiare modulo è stravolgere una squadra e buttare nel baratro tutto quello che si ma può fatto giocare così. E tu Kvaratskhelia dove lo fa giocare? Mario Rui dove lo fa giocare? Ma scusami, tu hai detto Di Lorenzo che fa giocare? Ti riferisci al 3-5-2? Ma no, 4-2-3-1. C'è lo spazio. Io penso che prima, allora lì a quel punto, prima che si arriva a questi, il presidente prende altri provvedimenti. Però diceva Antonio, c'è da lavorare sullo Bottega. C'era da proseguire con lo Bottega come stava facendo prima, fare perché adesso Garcia deve lavorare di nuovo sullo Bottega come se partisse da zero. Ho visto la prima partita del Napoli e se non c'eri qua, ti ricordi Dario che dissi il Napoli prima o poi passerà 4-2-3-1. Sono quello convinto. È il cambio di modulo. Io sono convinto perché lui l'ha fatto bene a Roma e quindi secondo e me chi esce 4-2-3-1? Lo Bottega, Zielinski? Tutti e due? Io penso alla Bottega. Credo. Scusate, posso dire una cosa? Il 4-2-3-1 è il classico modulo che ha creato sempre problemi al Napoli, perché con i due davanti alla difesa, gli esterni, tranne Politano, se metti Lindstrom non sai com'è in fase difensiva. Ma poi Kvaratskhelia non si sta certo sacrificando né in fase offensiva né in fase difensiva. Con i due a centrocampo va di nuovo in inferiorità numerica. Gli indiani, come hanno fatto sempre quando il Napoli si è messo a due davanti alla difesa. Non sei d'accordo. Il 4-2-3-1 è un modulo che il Napoli non potrà mai fare avendo gli esterni molto offensivi. Ma è probabile un 4-2-3-1 più improbabile, più un 4-2-3-1 che un 3-5-2 di stravolgere una squadra totalmente. L'anno scorso già capitava durante la partita quando si gioca durante la partita in fase di possesso spesso il Napoli è 4-2-3-1. Mo stai sulle gambe, non è quella forza. Andare in pubblicità Gaetano, però giusto un paio di messaggi dei tantissimi sono arrivati, bastava non muovere niente, ci saranno sicuramente già i malumori nello spogliatoio, il pensiero di Daniele da Teano, poi Garcia ha destabilizzato i giocatori, il non inquadrare il problema negandolo li rende sempre più incerti. Garcia fuori per Anna di Avellino. Buonasera a tutti, sono Rocco da Casal di Principe, tifoso del Napoli. Secondo me è presto per criticare, questo è un grande gruppo e torneremo grandi. Che mi sembra anche giusto che ci sia questo tipo di pensiero. Perdere qualche altra partita così Garcia può essere mandato via, un disastro. Vabbè, esageriamo, speriamo di no. Poi non fa per il Napoli, un altro amico, questo allenatore ci farà uscire dalla Champions, ci sta distruggendo, una squadra che ha insegnato calcio a tutti. Presidente, aiutaci. Un ultimo prima della pubblicità, il principale responsabile di questa situazione è Garcia, che con la sua presunzione ha smantellato una macchina perfetta, sarà compito suo trovare in fretta gli accorgimenti giusti, altrimenti il cambio in panchina sarà inevitabile. Forza Napoli sempre, da Alessandro da Trecase. Questo è altro nel vostro pensiero, tra un po' parliamo di Champions League, ancora spazio ai vostri messaggi, torniamo tra pochissimo. Eccoci, si parla anche del corso della pubblicità perché il tema Napoli è sempre forte. Allora, questo amico scrive, tra centrocampo e attacco una voragine preoccupante, ancora spazio ai vostri WhatsApp, bisogna prendere provvedimenti immediati altrimenti si rischia per Natale, siamo fuori da tutto, addirittura Ciccio da Tolosa, per me Garcia ha sbagliato la formazione, si è visto con l'ingresso di Cajuste e Raspadori che la squadra ha giocato molto bene, sono curioso di sapere quando farà entrare Lindstrom e Nathan. Pasquale da Grumo, Garcia merita l'esonero immediato solo per il cambio Kvaratskhelia Zerbin, Enzo da Casoria, poi ancora un Napoli sicuramente opaco, senza mordente, ma c'è tempo per rimediare, a cominciare dalla Champions da mercoledì. Vincenzo da Roma, e allora parliamo di Champions League perché dobbiamo guardare avanti, il Napoli non si può fermare, questa mattina si è allenato con Demme e Gollini per un lavoro personalizzato, si va a giocare la Champions League, torna la musichetta.
sentiamo anche. Ovviamente la musichetta con il coro, che è un copyright napoletano, sì, Giovanni. Sì, assolutamente. No? Ma cosa significa per un calciatore sentire quel coro così forte? Cioè già così, Fabiano, Quando giochi dentro il Maradona è un'altra cosa, ci sono pochi stadi, forse il Marassi pure, che bello tosto, ma ce ne sono pochi così. Beh, Antonio, avresti pagato, penso, per giocare in Champions League con Napoli. Avrei pagato, purtroppo. Però adesso ce lo godiamo da tifosi, dai. Quello sicuramente. Allora, prima gara, mercoledì alle 21, contro il Braga, Sporting Braga, squadra portoghese, che viene dalla sconfitta col Farense per 3-1. Io vado prima del... questo intanto è il calendario della Champions League, ovviamente sino a dicembre, poi c'è Napoli a Madrid il 3 ottobre, quindi tra pochissimo. Prima del servizio di Cristiano Vella, che ci dice tutto sul Sporting Braga, Giovanni Scotto mi diceva prima qualche cambiamento può esserci il Braga. Sì, si ipotizza qualche cambiamento, anche le scelte di ieri di Garcia, qualcuna di queste scelte era in chiave Champions League. Forse Lindstrom dovrebbe toccare a lui. C'è anche una voce che porta a Nathan, ma per il discorso di Rachmani, se non dovesse essere al top, ma non credo, perché dovrebbe recuperare. E poi c'è Oliveira, che si candida di nuovo per un posto da titolare in un'ottica di rotazioni che Garcia immagina. Due o tre cambi con Lindstrom, che dovrebbe essere, diciamo, la novità più importante, perché aspettiamo ancora il debutto da titolare. Certo, che fare uno come Politano, che è stato così importante, per lui la vedo dura, sono d'accordo con te. Lindstrom stuzzica l'intriga come soluzione, ma Politano è venuto, ha risolto un bel po' di problemi anche di equilibrio e di non possesso. Vai a Braga senza Politano, una squadra che è un po' leggerina. Scusami. Non è che gioca al posto di Quaraschela Lindstrom? Ma lui a sinistra anche con la nazionale ha giocato, però con il Francoforte, io l'ho visto a Francoforte contro il Napoli, giocava a destra, Oliveira lo marcò benissimo, fece poco nulla. Se lo rivediamo debuttare lo vediamo sulla destra, però ripeto. Vediamo. Intanto tutto sul Braga ce lo dice in questo servizio Cristiano Vella. Un mix di esperienza, giovani ed entusiasmo. È una sintesi molto estrema del Braga, prossimo avversario del Napoli in Champions. Una sintesi che parla dell'avversario più abbordabile del girone, che dunque potrebbe portare al classico e pericolosissimo rischio della sottovalutazione. Sì, il Braga è un avversario che deve obbligatoriamente portare al Napoli 6 punti in un girone difficilissimo. No, non sarà facile strapparglieli, perché i portoghesi hanno una buona squadra, arrivata ai gironi dopo aver superato ai preliminari i serbi del Baka Topola e soprattutto i greci del Panathinaikos. Hanno individualità molto interessanti, come il capitano Horta, una mezzala molto veloce e tecnica, due ali frizzantine e fantasiose come Bruma e l'ex Siviglia Roni Lopes, e un centravanti moderno come Simon Banza. Forse più fragili i portoghesi in difesa, dove gioca stabilmente l'ex Lille José Fonte, ormai quarantenne, assieme al giovane Maliano Niakate o all'esperto Oliveira. Tra i veterani anche l'ex Real João Moutinho, arrivato quest'anno dal Wolverhampton. Non hanno una grande tradizione di Champions, hanno partecipato 3 volte, l'ultima 11 anni fa, uscendo 2 volte ai gironi e una ai preliminari. Insomma, esperienza, entusiasmo e un po' di cabala. In panchina c'è Arthur George, solo omonimo di quell'Arthur George che nell'87 la Coppa la vinse alla guida del Porto, ma allora c'erano Futre, Juari e il tacco di Allah, Rabamajer. Il suo più giovane omonimo non ha tanta abbondanza. Allora, questo lo Sporting Braga, tra l'altro vi ricordo mercoledì speciale 16 Napoli alle 23 con Arturo Minervini, i suoi ospiti, con collegamenti Skype con Gaetano Imparato da Braga, dal Portogallo, appunto, che seguirà anche per noi di 8 Channel la partita tra Sporting Braga Napoli. E allora, ragazzi, è chiaro che il Napoli deve vincere per quei motivi che abbiamo sentito dall'amico e collega Cristiano Vella, ma anche perché, Fabiano, qua bisogna rimettere le cose a posto dopo ieri. Anche perché la squadra l'anno scorso era abituata a fare questo, a vincere, quindi ci si aspetta tutti quello, è la giusta partita per mettersi in mostra, per riprendere un po' di divertimento. Occhio, perché invece un risultato negativo potrebbe fare molto molto male a tutto,
quindi è una partita molto importante sotto quel punto di vista. In teoria non difficilissima, Gaetano, faccio un po' alternati, perché lo Sporting Braga tra l'altro non è neanche in forma, ha perso il Farense 3-1, però poi dopo la squadra che va in Champions League non è mai una squadra scarsa. Sì, in campionato scarsa, pure no? Loro non è che stiano brillando molto, hanno come caporeggio una fisicità importante, in difesa hanno due centrali che sono due pivot, due lungagnoni, ma sono molto lenti e hanno delle distrazioni importanti quando trovano i peperini in attacco, uno veloce sgusciante, ecco un tipo Raspadori. In campionato, se ci vediamo i gol che hanno subito fino ad oggi, si vede che i peperini avanti in attacco li soffrono moltissimo, però hanno fisicità, in attacco vanno spesso in gol in elevazione, così come ne subiscono in elevazione, quindi Osimhen potrebbe andare anche lui a nozze, ma in difesa bisogna stare molto attenti perché agiscono molto sui lati con cross in mezzo, palla a terra o cross classico e anche di contropiede spesso. Antonio Flores, temi questa partita più per il Napoli o perché lo Sporting Braga è comunque una squadra che è andata in Champions League anche con 4 vittorie su 4 nei preliminari? Vediamo anche un po' di infografica sulle qualità di questa squadra, nel frattempo Antonio si dice la sua, al volo dico e anticipo che insomma ha un valore della rosa di 124 milioni, il Napoli è 577, un monte ingaggi 16 milioni, il Napoli è 69,5. Ma questo conta poco, sinceramente in questo momento, come diceva Fabiano, sarebbe ritrovare un po' di appeal, un po' di freschezza, un po' di mentale per potersi allenare serenamente e per poter affrontare comunque 7 partite importanti in questo mese, quindi credo che deve ritornare a vincere specialmente per trovare questa serenità e per poter lavorare serenamente, perché una sconfitta potrebbe veramente portare... No, anche perché dal punto di vista della Champions League, rivediamo al volo e chiedo scusa alla regia, poi torniamo su questo confronto, il calendario, il Napoli poi gioca Real Madrid, attenzione, e poi il doppio confronto l'Union Berlin. E quindi vincere a Braga con lo Sporting credo sia non fondamentale, ma quasi per qualificarsi. Sì. No, quindi, quasi no, però comunque... Cioè, se ripeto, pareggi in Napoli può ancora qualificarsi, ma se vinci la strada è un po' diversa. È la Champions, pure Genoa era la portata, il risultato è diverso, quindi è una partita, ogni partita è a sé. E io non sottovalutare, in questo momento, no, certo, in questo momento il Napoli non può sottovalutare proprio nulla. Anzi, forse la lezione che può prendere è questa, anzi, no, dalla Genova. Adesso ha la possibilità subito di riscattarsi e di portare comunque una partita importante a casa e per riportare quell'entusiasmo per la prossima partita in casa. E ne parleremo tra un istante di Bologna-Napoli. Giovanni Scotto, il confronto tra i due club dice tutto, no? Sulla capacità e sul valore del Napoli. In campo poi ci vanno i calciatori, non i milioni, gli ingaggi. Però lo rivediamo, insomma, la differenza è evidente. Il monte ingaggi, il valore della rosa, nel più pagato che è Bruma per quanto riguarda lo Sporting. Il Napoli deve far valere queste cifre però in campo. Certo, in campo deve far valere l'essere testa di serie, l'essere esatto. Una squadra ormai consolidata in Europa a certi livelli e che presenta due giocatori che sono nella lista dei migliori, no? I candidati nella lista della UEFA, dei top players, Osimhen e Kvaratskhelia. Quindi non poteva chiedere di meglio, secondo me, dal punto di vista tecnico come avversaria. Io sentivo anche dire, ma forse sfidare subito il Real Madrid poteva dare una scarica di adrenalina, di motivazioni che poteva fare bene, però esatto, sinceramente io penso che Garcia e tutti i calciatori preferiscono sfidare il Braga perché la Champions dà motivazioni, però come diceva Fabiano sono d'accordo, il tempo c'è, perché poi ci sarà il Bologna, poi ci sarà un'altra partita e poi ci sarà il Real Madrid, però non si deve sbagliare. Più Bologna mi terrorizza, ve lo dico proprio. Tra l'estate ne parliamo, Gaetano, scusami, e poi queste sono le 21 gare in 3 mesi e mezzo, dopo anche la sosta d'ottobre, ma abbiamo tanto di cui parlare in questi mesi, evidentemente. Un po' di messaggi ancora da parte vostra, sono davvero tantissimi, e quindi voglio premiare più possibile, non dalla Zerbin, veramente ve lo meritate, state tranquilli, quindi senza provocazioni. State tranquilli, ancora presto per tirare conclusioni, forza Napoli, poi è una follia continuare con Garcia, i giocatori sono in stato confusionale. Francesca D'Alicola, Garcia un Ancelotti 2.0, addirittura a Napoli non servono gestori ma allenatori di calcio. A DL esonererà Garcia se con Braga e Real non ne vincerà almeno una. Se fosse per me, via subito il dentro Conte. Saluti da Pietro. A proposito delle dichiarazioni di Garcia, che non sono molto piaciute un po' a tutti, Antonio Forza in particolare, ma il fatto che lui abbia detto che prima della Champions diverse squadre, PSG in particolare e anche Bayern, mi pare, hanno toppato, è una cosa che cosa trasferisce lo spogliatoio secondo te? Un alibi. Negatività. Negatività perché fondamentalmente
Cioè, tu non puoi pensare la partita dopo, devi pensare partita in partita. Non mi sembra che Spalletti faceva tutto sto turno per... No, ma anche lui, devo dire, ha detto in conferenza pre-gara, pensiamo al 100% al campionato. Però poi se dopo mi dici quella intervista lì, ti contraddici un po' sulle parole. Ma ripeto, al di là di questo, ognuno dalle sue motivazioni. Io credo che la mia paura deriva dal fatto che comunque... Che vuol dire che non posso cambiare 3 giocatori su 4 difensori? Sono 4 giocatori che giocano da un anno insieme, tranne Nathan probabilmente, perché Mario Rui c'era, Juan Jesus c'era, Di Lorenzo c'era, quindi fondamentalmente sono abituato a giocare insieme, è una cosa che non regge. Dispiace poi, ecco, secondo me è un'offesa per un giocatore dire io premio un giocatore perché si è allenato bene, perché è il mestiere del giocatore, si è allenato male, quindi cioè, è un vuol po'... dire questo forse allora, torniamo sì, a bomba. E che vuol dire, scusa? Diciamo che a questo quindi, livello quindi il pareggio deriva dal fatto che i giocatori non si allenano bene? Cioè, cose che probabilmente lasci qualche ombra, ma non è così. Io difenderei fino alla morte i miei giocatori, quindi vuol dire che così non ha difeso i giocatori. Ma infatti ma... autocritica l'avete notata voi in Garcia, Fabiano? No, poca. Non c'è stata. Dovevamo giocare da protagonista all'inizio, colpa nostra se abbiamo perso 2 punti, ma... C'è una netta differenza anche in questo, oltre che nel gioco, anche nel parlare. Anche Ostigard e Juan Jesus hanno giocato mai insieme. E come Nathan e Juan Jesus Ostigard, è la stessa cosa. Sì, quindi io non è che è un'autocritica, la preoccupazione dell'intervista è che giustamente oggi Napoli è una piazza esigente, ha vinto e automaticamente ha trovato il gusto di vincere. Quando fai un'intervista del genere... Io da tifoso dico boh, che ai miei amici comunicatori abilissimi rivela qualcos'altro che danno questa no, io sono abituato contraddizione alle conferenze, gli allenatori, alcuni allenatori l'hanno sempre usata per mandare messaggi. Io sono convinto che l'abbia mandato proprio, abbia usato queste tipologie di risposte per mandare spesso messaggi. Non mi è piaciuta quella di Paris Saint-Germain perché oggettivamente altre squadre hanno stravinto, allora l'Inter che fa? È candidata a vincere la Champions League. Quindi invece secondo me su altre cose, soprattutto sulla questione di Zerbini, io mi giocherei quei 2 euro che ho nel portafoglio, ma è un messaggio a Kvaratskhelia, perché secondo me fra lui e Kvaratskhelia, lui e Osimhen, un po' di chiarimenti ci devono stare. Se ci fosse stato Giuntoli non si sarebbe arrivato a questa situazione. C'è un direttore sportivo che è stato fermo 2 anni, che ha fatto soprattutto la Serie C, non so se si chiama lo spessore, non voglio offenderlo per l'amor di Dio, è un ottimo professionista, ma il carisma in una squadra come questa, campione d'Italia, con gente che arriva dalle nazionali, non lo so se ha il ruolo, la forza, essere leader per poter ricomporre un'eventuale situazione del genere. Giovanni, vorrei aggiungere una cosa su questo, su Garcia, sull'autocritica mancata, poi torniamo ovviamente a parlare di cose no, di campo. Autocritica verso se stesso in effetti no, ha detto solo è un colpa mia, fu proprio l'ultima parola mentre si alzava dalla conferenza stampa contro la Lazio, insomma ero lì, è anche colpa mia, lo disse proprio en passant. Io credo che Garcia sta cercando di imporre la sua personalità, che secondo me c'è, perché Garcia va paragonato non all'ultimo Spalletti, il campione, ma al primo Spalletti, che aveva un curriculum di tutto rispetto, e Garcia secondo me come curriculum non ha nulla da invidiare o quasi a Spalletti quando è arrivato. Arriva con lo stesso Che Spalletti si sia rivelato e già si diceva, perché nell'ambiente di tanti allenatori si dice che sono bravissimi. Spalletti è riuscito a vincere, Sarri anche, però anche cito, vabbè, non voglio fare nome, non voglio essere antipatico, cito uno perché Albini, insomma, che rischia con lo Spezia, sì, nell'ambiente sì, forse mi possono confermare, Fabiano Antonio è stimato, considerato bravissimo, Eusebio Di Francesco idem, e sta facendo anche molto bene. Quindi questo significa che Garcia ha questa fama di allenatore bravo, si dice che è bravo, è sempre stato bravo, a Roma si dice che ha fatto bene, poi è chiaro che nel momento in cui lui sta in difficoltà, perché sta in difficoltà da tutti i punti, cerca un po' di far capire che ha il carattere, ce l'ha pure lui. Un po' quello che dicevo prima pure io, cioè Spalletti, Sarri sono arrivati qua, che non è subito hanno imposto il loro modo di giocare in pochi mesi. Specialmente... Scusa Antonio, il problema forse è proprio a monte, lo stiamo dicendo ogni puntata, la percezione mia, ma credo anche di alcuni amici colleghi, è che Garcia è venuto perché è un gestore e non è un allenatore che cambia, invece sta cambiando tutto. Non è così, la mia percezione è sbagliata. È stato presentato Antonio, Fabiano e gli altri amici, è stato presentato come uno che avrebbe proseguito nel 4-3-3
raccogliendo l'eredità del Napoli. Ma non vuol dire scudettato. Che non lo faccia. Siamo già l'interpretazione è proprio diversa. Cioè, okay. È una allora cosa, parlare dell'intervista che ha lasciato un po' perplesso, è una cosa dare un giudizio sull'allenatore di quello che farà. Purtroppo potrà perdere ancora un'altra partita. Purtroppo non hai tempo per poter perdere ancora, perché comunque vedendo l'Inter e pure il Milan prima di ieri, cioè viaggiano a 200 all'ora. Non parlando all'ora. Di numeri che aiutano, non sono il Vangelo assolutamente, il Napoli con 7 punti è negli ultimi 11 anni la seconda squadra che ha fatto peggio dopo la Juventus nel 2015, credo, da campione d'Italia, che è un numero che pure ci aiuta nell'analisi. Questa è la classifica, nel frattempo c'è il turnover, obbligo e necessità, l'alta slide, perché il Napoli gioca appunto mercoledì, poi gioca domenica alle 18 con Bologna, poi gioca l'altro mercoledì con l'Udinese, poi con Lecce sabato, poi con Real Madrid il 3 ottobre, insomma senza respiro, quindi diventa una necessità o no? Le prossime due partite, se io fossi a Garcia, il meglio che ho lo uso, cioè il turnover, cosa ne parla dopo? Cioè, abbiamo detto prima, non sia mai a Braga, si torna con un risultato non buono e poi vai a Bologna che è una squadra molto pericolosa, c'è cioè un allenatore con gli attributi, le prossime due squadre devono essere le migliori, poi dopo va fatto il turnover è una questione che si parla tra qualche settimana, è presto per parlare del turnover che sta anche iniziando anche perché da poco iniziano, il problema è di tutti cominciano ora, dovrebbero cominciare le rotazioni durante queste sette partite, magari vuoi fare domenica il turnover se proprio lo vuoi fare, ma non Dario, lo fai. Sempre al tema che hai lanciato tu, Raspadori, che anche lui ha parlato ieri, che dice sempre di essere una punta, che si sente attaccato, anche questo secondo me non aiuta l'allenatore. Allora che deve fare Garcia? Si deve imporre con il calciatore o con la società? Perché è evidente che Raspadori è più bravo da attaccante, però anche il ragazzo che diciamo lancia questi segnali, secondo me è un indice di come questo sia un momento un po' diciamo di assestamento per tutti, dove ognuno in questo Napoli cerca di trovare la sua posizione. Fatto una domanda. Sì, hanno fatto la partita della però che deve rispondere. L'ha detto 10 volte in 3 giorni. Forse Giovanni, credo che si riferisca al fatto che l'anno scorso diceva sono attaccante ma gioco dove vuole l'allenatore, subito dopo. Esatto. Cioè c'era un'armonia che al momento non c'è, evidentemente. Esatto, sì. Ma poi, cioè, l'anno scorso giocava Raspadori, faceva gol, giocava Simeone, faceva gol, giocava di Osimhen, secondo era paradossalmente quando è inutile. Si vince, va così, va quando tutto si vince bene. Quando inizia ad andar male escono fuori i primi malumori, il problema, come ho detto, infatti, però Garcia il giorno prima Fabiano aveva detto Raspadori è bravissimo, però siamo gioca pieni dove là. Serve esatto, gioca dove serve, e se Raspadori dopo la partita bravissimo perché dice io però voglio fare l'attaccante, allora è un segno che c'è qualcosa che non lo so, intanto però diciamo Sport in Braga 3 cambi a Bologna, quanti cambi secondo voi a questo punto? L'ultima slide anche per sottolineare l'importanza anche della gara di Bologna Braga. Dopo Braga è già 18 domenica, tra l'altro saremo in onda ricordiamola alle 20 con la Domenica Azzurra, uno speciale con 16 Napoli, un incrocio delle trasmissioni dalle 20 alle 22 sentiremo le conferenze stampa di Garcia e di Thiago Motta, insomma, quindi con gli amici Arturo Venervini e altri di 16 Napoli, però diciamo quanti cambi a Bologna? Fabiano, quanti cambi? Tre col Braga e tre col Bologna. Stessa cosa. Braga è fondamentale. Quanti cambi a Bologna? Che cambi? Niente. Bisogna pensare ai cambi. Bisogna pensare chi non ce la fa sta fuori. Ma quelli titolari, soprattutto ora, devono giocare sempre tutti. Sempre tutti. Il meglio migliori. Che c'è. Nessun chi cambio. Sta bene. Chi sta bene, poi ci sono i cambi, li fai durante la partita e ne hai validi, ma devi mettere sempre migliori, soprattutto adesso non puoi togliere ancora più certezza alla squadra, quindi che giochino quelli. Quindi Mario Oliveira, magari Lindstrom e poco altro, questo è, cioè, i cambi proprio penso diciamo. Penso onestamente tornerà Nathan con Rachmani. Ma a Bologna? No. Col Braga? Debutta Nathan secondo te? Nata in centro, te lo dico come napolitana, mentre volesse avere penso un po' tutti. Sono curioso di giocare, cioè, perché si sta parlando così tanto. Magari questo gioca, gli auguro tutto il bene del mondo. Fa una partita stratosferica, ha risolto i problemi. Quindi, per oggi ti dico che sono veramente curioso di vederlo. Perché Fabiano l'ha studiato, è un talent scout importante. No, io l'ho visto pure studiato, io penso che lui non stia giocando oggi perché gli piace fare le scivolate. Ecco. Quindi è uno dei problemi che secondo me va imposto al ragazzo. Io ho visto video, ho visto YouTube, quello che ci proponevano.
Onestamente la cosa che risalta più di tutto è che stava sempre con il culo a terra, però qualitativamente non mi sembrava un giocatore aggressivo. Tu che sei italo brasiliano ci puoi dire qualcosa in più ancora su Natale? Già chiesto in tutte le salse, no, tu che sei italo brasiliano, qualcosa di più su questo ragazzo? No, e in più ho sempre detto, un ragazzo che ha grosse qualità a livello fisico, che nonostante l'altezza comunque ha una buona velocità, è molto aggressivo, tende molto a dare, quindi anche se non so se si trova il giocatore che protegge palla, prende, entra, cioè commette ancora quegli errori da giovane che sicuramente ti possono pesare in un campionato. C'è da vedere, però bisognerà buttarlo dentro. 2001, il problema è che non sei ancora riuscito ad avere quella partita dove magari vinci 3-0 e gli fai fare 10 minuti diventa rischioso schierarlo in questo dall'inizio momento. Poi in Champions non so quanto gli possa fare bene o male. Però l'intervista lui dice: non ho fatto giocare Nathan perché non c'era Rachmani, quindi probabilmente essendoci Rachmani domenica, mercoledì potrebbe vedremo. Metterlo insieme, perché da quello che ho capito Rachmani è un po' il cervello della difesa, o almeno il punto fermo, gestire un po' la situazione. Allora, un ultimo messaggio perché siamo in chiusura, dai tantissimi che sono arrivati vi ringrazio davvero, sono Mario da Napoli, è un presentimento, il colpevole secondo me il presidente, i soldi di Kim, della Coppa Campione, della vittoria dello Scudetto, che fine hanno fatto? Ciò sta a significare che si è interrotto il ciclo che voleva iniziare e poi sono arrivati gli sconosciuti, Forza Napoli, un messaggio molto lungo di un tifoso dal 1964, rimpiango enormemente Spalletti, mi dispiace dirlo, questa volta il presidente ha toppato enormemente il pensiero di Massimo con tanti altri pensieri, però insomma il Napoli comunque ha comprato dei giocatori, ha riscattati altri, ha confermato Simeone e Quaraschelia, quindi non esageriamo a dire che i soldi sono anche l'anno scorso, ci siamo posti la stessa domanda, Koulibaly, Mertens, Insigne, e mo chi è Kvaratskhelia, e mo chi è Kim, e mo chi è questo, e poi alla fine bisogna dare merito alla società che ha fatto qualcosa di straordinario. Diamo fiducia su questo, pienamente fiducia, perché giustamente ha fatto degli investimenti importanti, comunque spesi soldi per Nathan, spesi soldi per Lindstrom e tanti altri, vanno solo aspettati e giustamente dato fiducia. Prima e ci sono arriverà. Due partite ancora per capire se il Napoli o quanto speriamo il Napoli crescerà. Siamo in chiusura, bellissima serata anche questa sera nonostante un Napoli grigio, ne abbiamo parlato e quindi ringrazio i nostri ospiti con Giovanni Scotto, ciao Giovanni, alla prossima. Ciao Dario, alla prossima, buonasera. Grazie Gaetano Imparato. Salve a tutti, alla prossima, mercoledì. Via Skype da Braga in 16 Napoli speciale Champions. Martedì e mercoledì. Esatto, grazie Antonio Fofofores. Buonasera, buonasera. A prestissimo anche con Fabiano Santa Croce. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Orlando Materazzo in regia, a Giuseppe Andrita per le grafiche, a Carmine Quaglia in redazione, a voi per averci seguito, i tifosi a Genova hanno detto fuori attributi, il Napoli siamo sicuri saprà dimostrare di esserci domenica a Bologna, ma prima mercoledì a Braga. Ciao a tutti.